Linea Giulio Delfino e Manuel Codignoni per Roma Villareal. Eccoci qui collegati con lo Stadio Olimpico di Roma, quasi tutto pronto per l'inizio di questa sfida tra la Roma e il Villareal. Come tutti già ricorderete, all'andata finì 4-0 per la Roma. Fu una prestazione schiacciante da parte degli uomini di Luciano Spalletti, che andarono a riposo in vantaggio per 1-0. Poi nel secondo tempo si scatenò Edin Dzeko e realizzò 3 gol, una tripletta per lui, Dzeko che è capocannoniere dell'Europa League. Buonasera dunque anche da parte mia, da parte di Giulio Delfino, Stefano Catini per l'assistenza tecnica e a fianco a me ovviamente Manuel Codignoni. Attenzione al Villareal che continua ad attaccare, il cross dentro ed è proprio Mario Rui con un'ottima diagonale che va a chiudere, però poi lascia la marcatura al numero 20 che va alla conclusione e colpisce la parte alta della traversa. Si trattava di Roberto Soriano e il pallone è finito fuori, ma di poco. Mario Rui ha fatto bene la prima cosa, la diagonale è deviare il pallone di testa, però poi non è tornato in marcatura sul suo uomo. Insiste ancora il Villareal proprio con Soldado che manda il pallone in mezzo, attenzione, grande pasticcio di Vermaelen e il Villareal si porta in vantaggio con un gol sotto l'incrocio di pali, ma che erroraccio da parte del difensore belga, veramente inguardabile questo controllo in area di rigore, non si sa se volesse appoggiare all'indietro verso il portiere o stoppare il pallone. Ha fatto una giocata orrenda che ha consegnato il pallone sui piedi del giocatore che lo ha depositato in rete, si tratta del colombiano Borré, che ringrazia e porta a casa il gol del vantaggio del Villareal. Veramente una giocata imbarazzante da parte di Vermaelen. È veramente un erroraccio, ha preso il pallone con la suola dello scarpino probabilmente. Un assist. E di fatto è andato a stoppare il pallone perfetto per Borré, che non ha avuto nessuna difficoltà a trafiggere Allison che si è proteso in uscita, ma invano. Veramente è stata una sorta di stop quello di Vermaelen, che è andato poi a liberare a smarcare Borré. Più che stop, un assist, cioè gli ha dato proprio la palla, lui aveva l'avversario alle spalle, gli veniva da destra e Vermaelen non so per quale motivo gli ha proprio dato il pallone col sinistro. Anche se non ci fosse stato un avversario, comunque quel controllo in area di rigore è inspiegabile, perché tu stai dando la palla in una zona dove non ci sono i tuoi compagni di squadra e quindi comunque è un rischio. Rischio che è diventato letale, in quanto lì c'era proprio il suo avversario, quello che stava marcando, cioè praticamente gli ha regalato il pallone, gliel'ha dato come a dire vai, tira. Insiste José Angel, prova il lancio a sinistra sulla diagonale, lancio riuscito. E palla dentro, attenzione, limite dell'area di rigore, una giocata interessante del Villareal e poi Allison va a salvare la propria porta da un gol che sarebbe stato pesantissimo, perché sullo 0-2 prima del riposo la Roma avrebbe cominciato a tremare. La conclusione è stata del numero 16 Hernandez, l'unico ammonito dell'incontro, e dobbiamo dire che qui Allison ha salvato assolutamente la propria porta. Attenzione al tiro e la parata di Allison sul tiro dalla lunga distanza di Roberto Soriano, e cominciano a fischiare i tifosi dell'Olimpico perché hanno capito che quello che poteva concretizzarsi e maturarsi, ovvero una prestazione negativa da parte della Roma che poteva prendere sotto gamba questa partita, si sta puntualmente materializzando. Attenzione Villareal in area di rigore, la conclusione con Allison che va a negare ancora una volta il gol dello 0-2 a Dos Santos, che ha lasciato partire un sinistro velenosissimo, per fortuna dalla Roma non angolato ma abbastanza centrale, che Allison è riuscito a respingere in calcio d'angolo. Se avesse angolato il tiro non ci sarebbe stato nulla da fare per Allison e il Villareal sarebbe andato sul 2-0 e per la Roma sarebbe cominciata una serata da incubi. Mario Rui in avanti verso il Sharawi, si accorge all'ultimo paredes di avere due avversari, se ne libera benissimo, grande giocata dell'argentino, tocco corto per il Sharawi che praticamente va a togliere il pallone dai piedi di Totti. Totti era fermo, il Sharawi correva, non si è accorto, all'ultimo momento che c'era il capitano della squadra giallorossa, che adesso va a recuperare palla, va verso il fondo, il cross in mezzo, colpo di testa di El Shaarawy, prima vera occasione per la Roma in questa partita, a parte quella di Bruno Perez nel primo tempo con il cross in mezzo per Perotti intercettato in calcio d'angolo da Bonera, ma questo possiamo dire è la prima vera occasione della Roma al 50° minuto. Dopo 50 minuti si sveglia la squadra giallorossa, anzi considerando il minuto di recupero del primo tempo e considerando che adesso siamo al 51°, dopo 52 minuti la Roma ha creato la prima palla gol dell'incontro. Ma attenzione perché Villareal è già in area, madonna che calcione da parte del numero 7 che è andato a colpire
Si trattava di Ceriche, credo Vermaelen abbia preso in pieno, sì, è così. Voleva concludere con il sinistro, Vermaelen lo ha anticipato ed è andato a colpire in pieno la tibia del giocatore belga, che però si rialza, per fortuna per lui nessun problema. Attenzione in area, la Roma prova a scendere sul settore sinistro del campo con Perotti, lato corto, Totti, alto. Era una buona chance questa per la Roma, con la discesa di Perotti, che adesso è veramente scatenato sull'auto di sinistra, palla dentro per Totti, che con il sinistro ha calciato alto sopra la traversa. Calcio di punizione per la squadra giallorossa, con il direttore di gara che adesso mi sembra intenzionato ad estrarre il cartellino giallo nei confronti di un giocatore spagnolo che sta protestando in modo eccessivo. Certo che Rudiger qui ha rischiato, su Alvaro ha rischiato, perché gli ha messo proprio le mani addosso. Rudiger è ammonito, tra l'altro, ricordiamo. Vediamo un po' cosa ha deciso l'arbitro, perché Rudiger rischia qui l'espulsione, rischia l'espulsione Rudiger, e mi sa di sì, è stato espulso. Espulso Rudiger nella Roma, veramente ingenuo il giocatore tedesco, che adesso esce dal campo anche abbastanza infuriato, prendendosela con l'assistente di linea. Ma ha sbagliato Rudiger, perché sei già ammonito in area di rigore, corpo a corpo con Alvaro, gli ha messo le mani sul collo, evidentemente lo ha visto l'assistente di porta, e quindi espulso Rudiger, la Roma costretta a giocare in 10 questo finale di partita. Rudiger passa infuriato vicino a Spalletti, non ha preso bene questa espulsione, ma secondo me è meritata. Calcio di punizione per la Roma, pallone nel mucchio, colpo di testa, esce il portiere Fernandez e blocca il pallone la squadra spagnola, che ci prova con Soriano in area di rigore, la conclusione, il tiro, Allison salva in calcio d'angolo, il pallone finisce fuori davvero di pochissimo, accarezzando il palo. Ancora una volta a concludere è stato lui, il colombiano Borré, che è andato al tiro smorzato da un giocatore della Roma e poi parato da Allison in calcio d'angolo. José Angel, che viene affrontato da Totti, si ferma José Angel, appoggia il pallone a destra verso il numero 22, il serbo Rukavina, che avanza, scambia con un compagno di squadra, la conclusione, Allison, splendida parata da parte del portiere brasiliano, poi viene commesso un fallo in area di rigore su Mario Rui, dunque calcio di punizione per la Roma all'interno della propria area di rigore. Gli applausi sono tutti per lui, per Allison, portiere brasiliano, che veramente qui si è meritato l'otto in pagella per questa paratissima. Roma che si avvicina dunque agli ottavi di finale, possiamo dirlo ormai con certezza, la Roma è negli ottavi di finale dell'Europa League, però ha perso l'imbattibilità in questa Europa League, perché mancano soltanto 40 secondi alla fine, a meno di un clamoroso gol della Roma in questi ultimi secondi, c'è questo dato negativo della prestazione e dell'imbattibilità che viene a mancare. Sì, al di là dell'imbattibilità, che è un dato statistico per quanto importante, certo, ma resta comunque un numero, di certo Spalletti non sarà soddisfatto dell'atteggiamento con cui la sua squadra è scesa in campo, soprattutto perché alla vigilia aveva chiesto proprio temperamento e attenzione a non sottovalutare l'impegno, a non prenderlo sotto gamba, invece è proprio quello che è successo nel primo tempo. Ancora il Villarreal, che è più volte in questa serata, sia nel primo che nel secondo tempo, ha sfiorato il gol del 2-0, che insomma per quanto visto avrebbe anche meritato. La Roma ha fatto poco invece per segnare il suo unico gol di questa partita, che non è arrivato. Finisce il secondo tempo, nel primo c'erano stati fischi dei tifosi giallorossi, in questo secondo tempo più applausi che fischi. La Roma ha giocato meglio sicuramente questo secondo tempo rispetto al primo, è ovvio, Emanuel, partita condizionata dal 4-0 dell'andata, non poteva essere diversamente. Spalletti esce dal campo con il sorriso, poteva aspettarselo dai suoi questa, poteva aspettarsela questa prestazione. Ma sì, diciamo, è pur vero che si tratta di professionisti, che gli stimoli comunque devono trovarli proprio di mestiere, ma è chiaro che andare a giocare una partita con queste premesse, insomma, diventa difficile poi dare il 100% anche dal punto di vista proprio psicologico. Roma che ha avuto difficoltà nel primo tempo, trafitta dal gol di Borré al 15°, favorito dall'erroraccio di Vermaelen, che ha sofferto per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo è rientrata in campo con un piglio più deciso, occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non è cambiato. Volendo chiudere da dove abbiamo iniziato, si parlava della presenza di Paolo Roberto Falcao negli spalti, si parlava della cornice di pubblico non degna di un campione del genere, forse neanche la prestazione è stata poi così degna di Falcao. Sicuramente, senza dubbio. Comunque quel che conta alla fine, al di là della sconfitta della Roma, è che i giallorossi passano con merito questo turno, perché insomma la partita in Spagna non va dimenticata, è stata una grande prestazione della Roma. Dopo il 4-0 dell'andata era chiaramente difficile trovare stimoli per questa sfida, che la Roma ha perso per 1-0, ma si qualifica ampiamente e meritatamente per gli ottavi di finale.